Ciao a tutti raga, bentornati a questo nuovo video molto breve ma che potrebbe servire a tutti quanti. Come sapete ieri sera ci sono arrivati questi, diciamo, ticket, chiamiamoli così, questi ticket di retrocessione. È stata una graditissima sorpresa, per carità, perché comunque la Kabam aveva già detto e rispiegato mille più volte che non ne avrebbe comunque mai più rilasciati salvo particolari e specifiche modifiche a un singolo eroe. Facciamo un esempio, rendono con un aggiornamento del gioco schifoso, che so, Gwenpool ad esempio, allora rilasceranno un ticket per retrocedere Gwenpool, così chi ce l'ha ad alti livelli dice vabbè, l'avete fatta schifosa da adesso in poi, non c'è problema, la tiro giù, recupero oro, iso e kata usati per portarla su e sono di nuovo contento. Quella di oggi è una cosa che assomiglia abbastanza. Fate bene attenzione, tutti voi ormai avrete sicuramente ricevuto la mail. Si può tirare giù di un solo livello un eroe per ogni, diciamo, classe di stelle che abbiamo. Quindi un 3 stelle, un 4 stelle, un 5 stelle. Adesso qui arriva il discorso molto semplice. Dipende dal livello in cui siete. Non tutti noi siamo provvisti di 5 stelle rango 4. Oppure non tutti hanno un 4 stelle 5,50. Però mettiamo caso che vi siate pentiti di aver portato a 5,50 un 4 stelle, uno magari mediocre che dite vabbè, potevo risparmiarmela. Ok, tiriamo giù almeno quello, portate giù lui, recuperate sicuramente 5 kata 4 base, recuperate 3 kata 4 classe, recuperate 2 iso alfa 1 e comunque un bel po' di materiale che ritorna in scorta. Attenzione però che questi ticket qui hanno la particolarità che non vi ridanno l'oro e gli iso usati, quindi attenzione che vi ridà solo i kata colorati, i kata generici e gli iso alfa e basta. Perciò fate molta attenzione quando retrocedete qualcuno, non fate conto di riavere indietro oro o iso, mi raccomando. Per quanto riguarda la retrocessione di un 3 stelle, vabbè, dai ragazzi, quello che vi pare, diciamo, scegliete quello che secondo voi sembra meno promettente, tiratelo giù, portate su qualcun altro, oppure semplicemente vi tenete le risorse, vabbè, parliamo di veramente poca cosa, però vi tenete le risorse, li userete più avanti. Per quanto riguarda un 4 stelle, anche tirare giù un 4,40 portandolo a 3,30, comunque vi ridà indietro l'alfa 1 e 3 kata 4 generici. Male non fa, sicuramente. Questo sta a voi come scelta. Invece qui parliamo di un discorso, diciamo, molto importante per chi dovesse avere già degli eroi 5 stelle. Facciamoci un attimo di ragionamento. Per chi dovesse avere diversi eroi 5 stelle, tra cui magari addirittura qualche rango 3 o 4, il discorso si fa molto diverso. Allora, se io chiaramente retrocedo, ad esempio, un 5 stelle rango 2, non ne vale la pena. Cosa riprendo indietro? Riprendo semplicemente, vabbè, potrebbe essere chi è messo male come scorte, 5 iso alfa 1, 2 kata 4 generici, basta, perché mi dà solo i 3 kata 3 classe, non kata 4, kata 3 classe che ho speso per portarlo a rango 2. Quindi pensate molto bene se è il caso di retrocedere un rango 2, personalmente non lo farei. Per quanto riguarda un rango 3, già il discorso è diverso, recupero, è come un 5,50 per un 4 stelle, vado a recuperare 4 kata 4 generici, 3 kata 4 classe e comunque sempre 5 iso alfa 1. Questo è già un discorso più importante, anche perché magari molti di voi avranno portato su un 5 stelle rango 3 e poi si saranno detti oddio, potevo evitare questa cosa, non vale così tanto. Il vero discorso importante è quando ci ritroviamo un 5 stelle rango 4. Facciamo un esempio pratico, facciamolo su di me. Io avevo Rhino, come molti di voi avranno visto nel mio profilo in game su Shark RC, io avevo Rhino rango 4. Perché avevo Rhino rango 4? Me l'avete chiesto in molti. Perché noi, essendo un'alleanza cresciuta nel tempo, all'epoca Rhino, messo in war come boss finale, con la war che non era poi di fascia altissima quella volta, i suoi bei morti ogni singola volta ce li faceva garantiti ed era anche molto difficile da battere. Adesso è un altro discorso, quando si cresce Rhino non è che faccia poi quel suo grandissimo contributo alla war. Quindi, in war non va tanto bene, in attacco sì, per carità, ci sto perfino facendo atto 5.4,
però c'è di meglio, insomma, ecco. Quindi con un 5 stelle rango 4 sappiamo tutti quanto siamo a corto di ISO alfa 2, è ovviamente il caso di tirarlo giù. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso Rhino e l'ho retrocesso, come vedete qui c'è l'icona per poterlo promuovere di nuovo, l'ho retrocesso a rango 3. In questo caso qui ho recuperato 4 ISO alfa 2, 6 ISO alfa 1, i miei addirittura 4 kata 4 classe e altri 6 kata 4 generici. Quindi sicuramente così vale la pena retrocedere degli eroi, in questo caso qui senza ombra di dubbio. Perciò, come potete vedere, questi ticket che ci hanno dato ieri sera sono buoni, potete valutare voi cosa farne, ci sono molti utilizzi. Valutate bene, ma prima di ripromuovere di nuovo un eroe 5 stelle, vi consiglio caldamente, se avete recuperato almeno gli ISO alfa 2, teneteveli da parte. Se avete un eroe che senza ombra di dubbio merita tantissimo, allora promuovetelo. Altrimenti, ragazzi, non abbiate fretta. Tenete da parte, conservate, aprite altri 5 stelle, vediamo cosa vi esce. Ricordatevi sempre poi che mi potete anche scrivere al mio contatto diretto Telegram che trovate nella descrizione del video se avete dei dubbi o dei consigli da farvi dare, e vedete cosa fare. Non abbiate fretta, usatelo con parsimonia. Come sempre noi ci rivediamo alla prossima, attenzione che nei prossimi video faremo anche una mega apertura di 4 stelle e una grossa apertura di 5 stelle, più tante altre cose che mi avete chiesto voi in privato e che metterò nei prossimi video a venire. Come sempre condividete il canale YouTube, condividete il canale Telegram che trovate qua nella descrizione sotto al video, fatemi sapere cosa ne pensate di questi ticket o scrivete anche qui se avete domande e non potete usare Telegram. Ciao ragazzi, alla prossima!